Ilaria Cortese, collega, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco, abbiamo parlato di co-creazione del futuro, lei si ritrova in questa immagine? Assolutamente sì, il contesto che abbiamo vissuto lo impone di considerare chiunque sta intorno al nostro network parte di un disegno, no? E contributore di un disegno. Noi abbiamo iniziato nel 2017 a costruire insieme addirittura ai clienti, agli stakeholder esterni, alle country dove siamo presenti. Faccio una piccola premessa: Sky Italia è parte di un gruppo europeo, ma ancora di più di un gruppo globale ora che si chiama Comcast. Il gruppo europeo si sta costruendo recentemente perché le country erano piuttosto autonome nella discrezionalità di definire e determinare il proprio business e le proprie decisioni in merito. E questo è un cambiamento che è occorso durante la pandemia, peraltro, quindi veramente una rivoluzione. Ma quello che ci ha tenuti insieme, io confermo, è stato proprio l'aver trovato un punto di comunione nella missione, nella purpose, nella missione, nei valori che abbiamo disegnato con le nostre persone a 360 gradi. Quindi non soltanto rispetto ai nostri valori, quali potessero essere i comportamenti da parte di ciascun dipendente, indipendentemente dalla seniority, ma anche cosa aspettarsi da un people manager e ancora di più cosa aspettarsi da un leader, quindi chi è capo di capi. E questo è stato fatto con le persone. Quindi il riconoscersi in questo how, l'abbiamo chiamato, no? Come vivere Sky, è parte del performance management da sempre e pesa il 50% di una valutazione finale. Discutibile poi oggi se la valutazione si traduce in un rating o si traduce in altro, e questa è una questione che abbraccia la dimensione del futuro e che va di nuovo scoperta un po' insieme, ma il co-design si impone nella logica di gestione delle risorse, tant'è che da questo 50% di peso nella valutazione finale noi abbiamo derivato anche il 360 dentro il performance, no? Quindi di fatto la piattaforma permette e consente di aggregare valutazioni qualitative ma anche quantitative dal network formale e non solo, anche informale che la persona si trova a vivere. Un'altra cosa che abbiamo imparato, credo in modo importante quest'anno, è che l'ecosistema che la persona sempre più autodetermina, quindi si può essere agile anche in modo informale e non industrializzato se la persona sente la responsabilità di raggiungere l'obiettivo, trova risorse e modalità con un'autodeterminazione spiccata che la rende imprenditoriale ed innovativa. Noi, durante l'anno della pandemia, abbiamo trovato modi impensabili di mandare in onda il contenuto. Quindi fare broadcasting con i vincoli che abbiamo avuto su piattaforme di qualsiasi sorta, dal digitale terrestre all'internet, ad altre forme che voi pensate, anche la free-to-air che va in onda sempre, abbiamo tre canali free-to-air, quindi è un live continuo, no? Sono state imprese titaniche con persone che non potevano raggiungere i siti di produzione. Noi gestiamo anche un satellite, abbiamo ingegneri che lavorano con satelliti spaziali, quindi mettere insieme le competenze che vanno da tecnologie avanzatissime alla messa in onda e il panico in Sky, come potete immaginare, è l'andare a nero, no? Quindi lo schermo nero per Sky è il panico assoluto, ha messo in movimento un valore incredibile di responsabilità da parte delle persone di farcela. Ecco, questo va capitalizzato in qualche cosa che rompe i paradigmi che abbiamo vissuto finora di determinazione dall'alto e di imposizioni di contribuzione spinta e misurata con metriche stringenti, perché in realtà abbiamo imparato che la libertà data dalla contingenza ha innovato e prodotto molto di più. Quindi come raccogliere e capitalizzare questa esperienza che abbiamo fatto tutti, ma noi in modo particolare, devo dire, per il tipo di prodotto che abbiamo, è la sfida che abbiamo di fronte, no? Quindi il performance management in questo contesto diventa
una forma di costruzione di senso prima ancora che di misura della performance. E questo produce verosimilmente più performance e meno management, mi viene da dire, no? Quindi quello che raccogliamo è molto di più che non che quello che ci siamo sempre aspettati. Tra l'altro, la fluidità di un contesto che vede entrare a matrice una realtà organizzativa globale, quindi abbiamo delle hub che entrano nelle country, delle function trasversali, e un mercato che rimane invece locale. I diritti di esclusiva che stanno aprendo a un mercato sempre più difficile e su cui stare, porta tutti noi a pensare che si vince se si vince sull'esperienza. Ma non si può vincere sull'esperienza di un cliente, quindi ambire a realizzare quel purpose che abbiamo, che partiva da un believing better e arriva a creare emozioni per i nostri clienti e abilitare loro a raggiungere l'emozione che più preferiscono, no? Quindi siamo nell'ambito proprio pieno delle emozioni, dell'esperienza, ovunque, comunque, con multipiattaforme, in qualsiasi modalità. Questo non può essere prodotto da persone che non vivono la stessa cosa. Quindi diventa importantissimo lavorare riconoscendo il contributo individuale a degli obiettivi più grandi. Allora, questo dentro il performance management cosa può diventare? Ancora di più, non basta più il 360, no? Non bastano gli obiettivi fine anno e non basta la valutazione a inizio anno, scusate, e non basta la valutazione singola a fine anno. Quello che noi abbiamo messo in movimento è una concentrazione sul ruolo del people manager in questa conversazione e costruzione di esperienza. Diceva il collega di Vodafone che è fondamentale lavorare anche su logiche organizzative e io mi riconosco in questo, anch'io gestisco l'organizzazione, abbiamo lavorato sul delayering e su aspetti anche di mindset, creando percorsi che abilitassero la necessità, che è diventata incombente per tutti, di gestire team multifunzionali. Oltre alla gerarchia che lavora su una dimensione di competenza verticale, oggi esiste la progettualità che per lavorare sull'esperienza del cliente raccoglie tantissime dimensioni di competenze e taglia trasversalmente l'azienda. Quindi il project leader è anche people manager, anche se non governa direttamente le persone. Ecco, in tal senso quel network informale su cui la persona investe per realizzarsi come professionista, ma anche per avere la gratificazione di realizzare con successo un obiettivo aziendale, è lasciato libero alle persone. Quindi l'informalità vince molto di più della formalità sulla costruzione del contributo. Quindi mentre quello che è la costruzione del senso, quindi la reason why, è lasciata al people manager che deve calare nella dimensione individuale delle persone che gestisce il perché è richiesto un contributo in un certo modo, collegando le sue capacità, il suo tempo, la sua organizzazione agli obiettivi dell'azienda in un ritmo che è, direi, quotidiano, dove incessantemente riconosce quel che funziona e lo abilita rinforzandolo con gentilezza e riorienta quello che invece non ha prodotto i risultati attesi in termini di specialmente comportamento, a questa modalità di contatto continuo si abilita anche la necessità di monitorare l'andamento quasi mensilmente, no? Cosa significa questo? Significa che io non mi fermo a dicembre e faccio una riflessione su come è andato l'anno, dimenticandomi com'era gennaio, com'era febbraio, e senza considerare che da gennaio a dicembre sono cambiati 20 volte gli obiettivi, perché si sormontano i progetti, il contesto è fluido, è inutile che stiamo a ripetere cose che viviamo tutti,
Quindi come faccio a tenere presente in una valutazione, che comunque rimane un punto importante, un momento importante, cosa è successo durante tutto l'anno? Benissimo, me lo dico, lo formalizzo, lo registro, anche non necessariamente in una piattaforma, e ne tengo presente quando sono a fine anno. E la conversazione è molto più bidirezionale, perché è parte di una cosa che già esiste quotidianamente. Quindi obiettivi macro, contatti regolari e frequenti, riflessioni mensili condivise che portano poi a fine anno a vedere quante volte sei stato sul pezzo, quante volte no, perché cos'è che non ha funzionato, e il manager a quel punto non valuta soltanto, ma si mette in gioco con la persona per supportarne il contributo. Quindi capire dove è mancata una competenza, capire dove è stato sbagliato qualcosa, da altri magari, anche dal manager stesso. Quindi una conversazione. Quindi il performance manager deve abilitare una conversazione che supporta quotidianamente il contributo verso il successo e genera l'esperienza che realizza. Che realizza dimensioni di business, ma anche personali. Ecco, in questo il people manager chiaramente è cruciale. È cruciale, quindi noi abbiamo anche tolto responsabilità a persone che nelle valutazioni 360 non risultavano capaci di governare queste dimensioni umane complesse, e 90 ne abbiamo tolti dalle gerarchie, lasciando seniority progettuali ma non gestione di persone. E nel frattempo abbiamo costruito un percorso che si chiama Value to People, che dà appunto l'accento su tutto un mindset che il people manager deve avere. E abbiamo costruito delle community interne che sono autoregolate e promuovono comportamenti sempre migliori, sempre nelle dinamiche azienda e persone, parlano di cultura e di persone, sono trasversali, sono incredibilmente produttive e sono un'espansione, un'estensione della direzione delle risorse umane, con entusiasmo e una creatività incredibile che vanno abbracciate e vanno inserite nel disegno del futuro, come dicevamo all'inizio. Beh, direi che il performance come conversazione è un'immagine molto bella e molto efficace, insomma. Mi sembra anche molto, molto solida questa questione del più performance e meno management. Qua forse anche il nostro direttore può commentare questa affermazione, perché è un'affermazione che poi, come dire, si traduce plasticamente tutto quello che stiamo raccontando, perché poi alla fine conta l'azione individuale. Ha detto la dottoressa Cortese, si vince sull'esperienza, si riconosce il contributo del singolo, tutto questo parte da una costruzione di senso, ma anche da come la persona singolarmente vive il proprio modo di stare in azienda, la propria imprenditorialità. Quindi, come dire, abbiamo messo sul tavolo delle questioni, insomma, di grandissima rilevanza. Quindi, non so, chiederei un commento, perché davvero mi sembra che siamo entrati proprio anche con questo intervento molto molto a fondo nel nostro ragionamento. Sì, grazie. Funziona, sì. Sì. No, certamente penso quello che sta emergendo molto è l'aspetto evolutivo, insomma, di come questi sistemi, insomma, che poi sono delle prassi, no? Quindi non funzionano quando hanno una trovano, insomma, l'occasione, lo spunto per evolvere. Qui forse direi anche una cosa più, in qualche modo, più conservativa. Cioè, forse noi critichiamo i sistemi tradizionali, no? Però il fatto che ci siano stati sono anche la base per costruire un'evoluzione. Poi si può cambiare tantissimo, evidentemente, no? Però in fondo, se ci pensiamo bene, il 90% delle organizzazioni, insomma, nel tempo si sono date dei sistemi di valutazione dei risultati, delle performance, eccetera. E comunque questo ha generato una prassi, una cultura di confronto, di feedback.
Poi emergono tanti limiti, no, su cui abbiamo insistito nei vari modi, però in fondo questa è la base. Poi da qui sì, si è trovato la forza, ovviamente qui ogni azienda è diversa dall'altra, gli stimoli sono differenti, no? Però insomma è questo, cioè, poi ovviamente c'è chi ha saputo cogliere i segnali in anticipo e forse potremmo dire evoluzione chiama evoluzione, no? Nel momento in cui certo. Introducendo dei cambiamenti dei sistemi, lavorando sulla fluidità, coinvolgendo più dal basso, andando per linee orizzontali eccetera, questo determina poi una corrente che in qualche modo si autoalimenta. E poi evidentemente, questo l'avete sottolineato molto nei diversi interventi, tutto questo ha a che fare poi con l'organizzazione, no? Quindi con il cambiamento degli assetti organizzativi. Quindi i sistemi di performance, insomma, interagiscono con quello, insomma, funzionano quando anche danno degli spunti per cambiare l'organizzazione e poi da questa sono a loro volta modificate. Insomma, si crea un circuito. E poi dopo ci capitano anche gli shock forti, no? Come è successo negli ultimi tempi, che però evidentemente non sono l'unico aspetto, no? Ma sono, come si è detto tante volte, un'accelerazione, un'ulteriore opportunità. Ecco, poi i ritmi sono differenti, quindi alcune organizzazioni sono più inserite in un contesto veloce, altre meno, e quindi anche il fatto di rispondere alla situazione diventa importante. Certo. Quindi non abbiamo ricette più di tanto generalizzabili. No, questo assolutamente no, però è importante sottolineare, dicevi, Ilaria Cortese ci ha parlato di progettualità, di aspetto evolutivo, quindi vediamo come attraverso queste riflessioni poi si arriva davvero a una diversa o differente gestione delle persone, ma anche un diverso modo di gestire l'azienda, cioè le persone poi lavorano diversamente, giusto, dottoressa Cortese? È questo poi alla assolutamente fine. Sì, assolutamente sì. L'extra effort che si ricava dal vedere il manager in azione come supporto e come coach, più che come controllore, misuratore, predeterminatore di tante cose, no? Spazio, tempo, luogo, tutto. È incredibile, l'energia diventa positiva in un secondo, il mettersi in gioco laddove si sa di poter fare la differenza produce effetti incredibili. Almeno noi abbiamo vissuto questo e sicuramente va capitalizzato in un'esperienza diversa di performance management, appunto. E il feedback continuo a 360 impone anche di saperlo ricevere, un feedback. Quindi non soltanto da parte del dipendente, come usiamo dire, che ormai è una parola anche questa obsoleta, perché la competizione è anche interna in questa dimensione fluida e trasversale. Cioè, se io voglio che lavori con me su un progetto che ritengo cruciale, una persona anche di una certa seniority, perché so che potrebbe avere un impatto determinante, quasi entro in competizione con altri leader su quella risorsa, no? Allora, nella logica dove l'autodeterminazione produce un'infinità di obiettivi e di innovazione, chiamiamola continua, chi vince sul tavolo della competizione interna le persone migliori? E questa competizione si vince sapendo dare un purpose e un senso a quello che è il tuo progetto, il tuo obiettivo, no? E facendosi scegliere, quindi. Cioè si rovescia completamente il paradigma. Perfetto, grazie dottoressa Cortese, siamo tornati al titolo del nostro incontro, no? Rovesciare la gestione del performance management, quindi rovesciare il senso di questa prospettiva, quindi grazie per averci, insomma, aiutato a chiudere questo cerchio. Grazie a voi. Molto.